Quali sono i numeri del tumore al seno a livello nazionale e in Lombardia? A livello nazionale il tumore al seno rimane la principale diagnosi di malattia neoplastica nella donna. Si hanno da 40-45 mila nuovi casi, queste sono stime al 2008-2010 ogni anno, e all'incirca 13 mila decessi ogni anno a causa del tumore alla mammella. E con i passi avanti della ricerca sono migliorate le prospettive di sopravvivenza e qualità di vita. Quali sono i motivi? I motivi sono l'effetto moltiplicativo di tanti piccoli passi in avanti che sono stati fatti, alcuni sono piccoli, altri sono invece molto importanti e direi anche dimensionalmente grandi. Da una parte una diagnosi precoce sempre maggiore, con il successo dei programmi di screening e l'attenzione delle donne che spesso e volentieri si fanno screening da sole senza passare attraverso programmi ufficiali. Questo comporta sia un aumento del numero di diagnosi di tumore, ma soprattutto aumento del numero di diagnosi di tumore in fase molto iniziale, che è quella nella quale è più facile eradicare completamente la malattia. Dall'altra esiste un'organizzazione di team multidisciplinari che consentono l'impostazione ottimale del programma diagnostico e terapeutico nelle donne con tumore della mammella. E infine ci sono le opportunità sempre migliori dal punto di vista farmacologico. Tutte queste cose insieme hanno contribuito a cambiare radicalmente l'attesa di vita e di guarigione di una donna nella quale viene diagnosticato un tumore al seno. Molti passi avanti si sono fatti soprattutto nella forma HER2 positivo, che è una delle più aggressive, per quali motivi? I vantaggi che siamo arrivati a ottenere nel caso della malattia HER2 positivo dipendono dal fatto che il recettore di HER2 è un recettore che gioca un ruolo chiave nel mantenimento e nella crescita di questo tumore. Il tumore HER2 positivo nel caso del carcinoma della mammella rappresenta il 15-20% di tutti i tumori della mammella e aveva un andamento molto aggressivo fino a che non sono stati messi a punto questi farmaci a bersaglio contro HER2, in particolare trastuzumab, che è un anticorpo monoclonale che va a bersaglio di HER2 e che è stato il primo ad essere utilizzato e che ha modificato i risultati disponibili sia nel caso della malattia metastatica sia nel caso della malattia in fase adiuvante, quando è ancora non diffusa ad altri distretti. E quali sono gli scenari terapeutici futuri per la lotta contro la forma HER2? Nel caso della malattia HER2 positiva, lo scenario è di un'abbondanza di strumenti terapeutici. Abbiamo a disposizione trastuzumab, come ho già detto, abbiamo a disposizione piccole molecole che spengono il segnale del recettore, e abbiamo a disposizione un concetto fondamentale che è quello che utilizzando contemporaneamente due farmaci che vanno a bersaglio specificamente di HER2 si potenziano gli effetti terapeutici. Questo lo si è visto mettendo insieme trastuzumab con un altro anticorpo monoclonale che si chiama pertuzumab e che va a colpire una parte diversa del recettore nella porzione extracellulare, ma soprattutto la novità è data dal prototipo di farmaci che coniugano l'anticorpo che va a bersaglio con la chemioterapia che è il T-DM1. In pratica trastuzumab è stato messo insieme a una molecola tossica che si chiama maitansina che era stata abbandonata negli anni 80 perché la sua somministrazione in vena come diciamo così, farmaco nudo comportava una tossicità assolutamente inaccettabile dal punto di vista della sua fattibilità vera e propria. Legato all'anticorpo, la tollerabilità è quella di un anticorpo, cioè eccellente, ma l'efficacia è l'efficacia del farmaco tossico liberato solo ed esclusivamente nella cellula tumorale. Questa è una strada che nel caso della malattia HER2 positiva ha già dato e sta già dando i suoi frutti, direi in maniera
non equivoca e particolarmente importante, e verosimilmente ne darà ancora di più in futuro quando il concetto di questi coniugati troverà ulteriore sviluppo con nuovi partner di tipo citotossico e con nuovi anticorpi diretti contro caratteristiche diverse della molecola. Qual è il meccanismo d'azione di trastuzumab e i suoi risultati in termini di efficacia? Beh, il trastuzumab è stato un farmaco rivoluzionario, è stata la prima rivoluzione perché siamo passati da un concetto di terapia come la chemioterapia che era, potesse essere utile per moltissimi pazienti purché ci fosse proliferazione cellulare, a un meccanismo di terapia più personalizzata, dove individuato un target specifico, recettore R2, avendo capito che il recettore R2 è un recettore responsabile della crescita di un 20% di tumori, un anticorpo che potesse antagonizzare l'effetto di questo recettore legandosi specificamente, selettivamente al recettore in maniera proprio, noi diciamo in gergo, chiave serratura per dare l'esempio di quello che è la specificità e la selettività, ebbene si è visto che questo poteva in qualche modo ridurre la crescita o arrestare addirittura la crescita dei tumori. Ed infatti il trastuzumab, quando è dato in una malattia precoce come la terapia adiuvante post-chirurgica, appena iniziale, ha un intento assolutamente guaritivo e fa sì che molti pazienti non recidivino proprio più. E quando è dato anche nella malattia avanzata, allunga moltissimo i tempi fino alla progressione di malattia o la sopravvivenza dei pazienti. Sostanzialmente cambia proprio la storia naturale. Questi pazienti che erano attesi ad avere un'aspettativa di vita bassa, perché avere R2 positivo significa avere una malattia aggressiva, per questi pazienti l'avvento del trastuzumab ne ha cambiato proprio la storia, e l'evoluzione, la prognosi. E sulla base di questo meccanismo d'azione così efficace, quali sono le terapie del futuro, ecco? Sì, la ricerca non si ferma, perché la seconda domanda è: perché non guariscono tutte? Perché questo effetto non si verifica in tutte le pazienti? Quali sono i meccanismi? Possiamo avere altri farmaci che possono in qualche modo cooperare o migliorare questo tipo di effetto? Bene, ha prodotto altri anticorpi. Uno di questi è il pertuzumab. Il pertuzumab lega anch'esso R2, ma in un sito diverso, e recupera verso la fase di risposta e sensibilità al trattamento una quota di pazienti che non erano prima responsivi al trastuzumab. Il trastuzumab occupa un sito del recettore, il pertuzumab un altro, e in qualche modo riescono ad essere complementari l'uno nell'altro e a dare un beneficio addizionale. Ecco perché in uno studio clinico detto Cleopatra, in cui i due farmaci erano dati insieme, o meglio, il pertuzumab è aggiunto al nostro standard terapeutico oggi, lo standard of care che abbiamo, che trastuzumab e chemioterapia con un taxano, se aggiungiamo il pertuzumab migliora ancora questo tipo di risultato. Queste pazienti hanno un allungamento del tempo alla progressione, hanno un miglioramento della sopravvivenza, che è un risultato di alto spessore per pazienti che sono già in fase avanzata di malattia, e noi speriamo che questi risultati poi nella fase precoce si possano tradurre in un vantaggio in termini di guarigioni delle pazienti. E con queste nuove terapie migliora anche la qualità di vita? Si sono anche indirizzate alla qualità di vita, in particolare un nuovo farmaco che si chiama TDM1, che è l'ultimo ritrovato della ricerca, che è una specie di pallottola magica, cioè è un farmaco costituito e un coniugato. E storicamente va ricordato perché è il primo coniugato che ha funzionato in oncologia, quindi non che non fossero stati sperimentati coniugati precedentemente, ma questo è il primo che ha dato un risultato strabiliante in termini di risposta in una malattia avanzata. È costituito da un anticorpo monoclonale, che è sempre il trastuzumab, che lega una potente tossina. Ebbene, che fa questo farmaco? Questo farmaco
viene definito come se fosse una pallottola magica, perché è in grado di riconoscere proprio attraverso l'anticorpo la cellula neoplastica che esprime il recettore. Si lega con un meccanismo chiave serratura alla cellula neoplastica, viene portato, internalizzato all'interno della cellula neoplastica, e solo all'interno della cellula neoplastica libera la chemioterapia. Quindi la chemioterapia non va in circo, non ha la possibilità di toccare anche tessuti sani, ma risparmia buona parte di tessuti sani, e in questo modo è un meccanismo, direi, indirizzato selettivamente verso questa terapia. E lì andiamo nel percorso che delineava lei, altissima efficace, perché anche in questo caso uno studio, Emilia si chiama, in pacienti che erano già resistenti al trastuzumab, per i quali le opportunità terapeutiche erano assolutamente basse, ebbene con il TDM1, che è questa nuova molecola data in questi pacienti resistenti, ha dato altri benefici, riduzione del tumore, allungamento della sopravvivenza, che è un dato sicuramente buono. E il dato confortante è grande vantaggio sulla qualità di vita, perché essendo anche con costi di tossicità minori abbiamo raggiunto un effetto che è sempre quello che il medico si augura, di avere un farmaco decisamente più efficace, una terapia più efficace, ma possibilmente anche meno tossica. In genere paghiamo la maggiore efficacia con una maggiore tossicità, non è così in questo caso, dove la maggiore efficacia non è pagata con una maggiore tossicità e quindi con un indice, diciamo, terapeutico abbastanza alto.